Scarpe della Befana. Una storia scritta da Anna Maria Soldera e illustrata da Ivo Campbell. Edizioni Nomos Bambini. Oh, a chi vediamo qui? Forse sarà il cagnolino della Befana? Quante scarpe! Ce ne sono di tutti i tipi, stivali, stivalette, scarpette di cristallo, pantofole. Oh! Quella notte tutto era silenzio. La neve copriva i rumori delle strade, i bambini dormivano nei loro letti e i gatti sui termosifoni. D'un tratto, da una casetta solitaria e silenziosa, si sentì un urlo. Carboncino! Le mie scarpe! Cosa hai fatto alle mie scarpe? Carboncino, che era il cane della Befana, abbassò la coda, guardando la padrona con i suoi occhioni enormi. Le prove della sua malefatta erano sparse sul pavimento. La suola di una scarpa qui, il tacco dell'altra scarpa là. Oh, le bellissime, vecchissime, sfondatissime scarpe della Befana erano distrutte per sempre. La Befana aveva quelle scarpe da sempre. Con quelle scarpe aveva consegnato la calza a bambini buoni e a bande di ladroni, a principi e mendicanti. Con la neve o con la bufera, con il sole o con la pioggia. Dal Monte Everest al deserto del Sahara, dall'isola deserta alla città più popolata. Quelle scarpe l'avevano portata dappertutto. E ora non c'erano più. Forse è il momento di cambiarle. Dopo tanti anni, sospirò la Befana, accarezzando Carboncino che dimenava la coda. Così prese una calza da viaggio, la riempì di provviste per lei e per Carboncino e andò a prendere la scopa. Oop! Pochi minuti dopo sfrecciavano sulla città sfavillante di luci di Natale, mentre la Befana borbottava: mi rifiuto di comprare le scarpe qui. La faccia di Babbo Natale è ovunque. Gli dedicano statue, si vestono come lui e io non sono disegnata neanche su una carta di caramella. Ma ti pare giusto, Carboncino? La Befana ci pensò un po' su. Poi fece rotta verso il mondo delle fiabe. Lì avrebbe trovato sicuramente delle scarpe, anzi, delle scarpe da favola, e avrebbe potuto tornare a casa felice e contenta. Andò prima da una principessa espertissima di calzature, Cenerentola. Purtroppo però le scarpette di cristallo andarono in mille pezzi. Oh no! Non appena ci mise i piedoni dentro. E invece con gli stivali del gatto con gli stivali divenne rossa come un peperone e si riempì di puntini. Oh, perché era allergica ai peli di gatto. Oh! Gli stivali delle sette leghe le fecero fare un salto così lungo che perse del tutto l'equilibrio. Provò a
allora le scarpette rosse di Dorothy. Ma ogni volta che i tacchi si sfioravano, finiva stranamente in Kansas. Le scarpe di Pollicino invece le coprivano appena l'unghia del mignolo. E quelle del gigante gentile erano così grandi, ma così grandi, che per uscirne dovette prendere una scala. Arrivò fino al mare per chiedere le scarpe alla sirenetta, ma lei le ricordò che alle sirene le scarpe non servono. Così passò di fiaba in fiaba. Provò babbucce e zoccoli, scarpe di ferro e anche di mollica, ma non trovò nulla che fosse adatto a lei. Potresti chiedere a Babbo Natale di regalarti un paio di scarpe, suggerì il grillo parlante, dopo che la Befana aveva scartato anche un paio di scarpe di legno costruite da Geppetto. Forse hai ragione, si arrese la Befana. In fondo dice che i suoi elfi sanno fare tutto. Gli manderò una letterina. Ma che letterina? Non vedi che sei in ritardo? In ritardissimo? Le gridò il Bianconiglio che passava di lì, mostrandole l'orologio che segnava il 25 dicembre. La Befana sconsolata stava già pensando di tornare a casa quando vide una scia rossa nel cielo. Era la slitta di Babbo Natale. Inforcò subito la scopa e si lanciò all'inseguimento, stringendo Carboncino tra le braccia. Qualche magico istante più tardi atterrarono nel segretissimo laboratorio al Polo Nord, dove tutto era pronto per la festa di fine consegne. La Befana, tutta trafelata, spiegò a Babbo Natale cosa era successo alle sue scarpe. «Ma non è possibile!» borbottò Babbo Natale, grattandosi la barba. «Devi assolutamente avere delle scarpe per la notte dell'Epifania. Tutti i bambini aspettano la calza e io adoro il carbone dolce!» E così dicendo, corse nel suo laboratorio. Passarono diversi minuti, poi ore. Il sole salì e scese più volte. Quando finalmente Babbo Natale uscì dal laboratorio seguito da un elfo che portava su un cuscino di velluto due scarpe vecchie e un po' rotte. «Sono proprio come le mie!» esclamò la Befana battendo le mani. «Ma come hai fatto?» «Beh, ognuno ha i suoi segreti!» sorrise Babbo Natale misterioso mentre la aiutava a infilarle. «Wow!» esultò la Befana facendo una piroetta. «Sono stupende! Però... manca qualcosa!» Non fece in tempo a finire la frase che Carboncino si attaccò alla punta delle scarpe e... «Scrunch, scrunch, scrunch!» Con un morso di qua e uno di là, aprì due grossi buchi sulle punte. «Ora sì che sono perfette!» rise la Befana ammirando i suoi pollicioni che uscivano dalle scarpe e se ne andò di corsa dopo aver dato un grosso bacio sulla guancia a Babbo Natale. Così, anche quest'anno, come ogni anno, la Befana è pronta per fare il suo giro di consegne con le sue nuovissime, vecchissime scarpe. E Carboncino? Ma sì, eccolo! È sdraiato al calduccio e sonnecchia, masticando uno stivale dell'omino di Pan Pepato. Fine della storia.